Bene, riprendiamo la nostra diretta, sono stati meno di 2-3 minuti, quindi possiamo immediatamente passare, sperando di recuperare questo ritardo di 20 minuti, al prossimo collegamento che è con Riccardo Cristiano. Chiamiamo immediatamente Riccardo Cristiano che dovrebbe stare già ad aspettare la nostra chiamata. Ciao Ciao Riccardo, Roberto. spero che tu stia bene, come stai? Bene, bene, ho ascoltato con interesse l'intervista a Maurizio Bolognetti. Perfetto. Allora, adesso dobbiamo collegarci con Lucio Dattola, che dovrebbe essere già in linea, giusto? Sì. Eccolo qui. Ci Allora, lo stiamo aspettando. aggiungiamo subito alla conferenza. Dovrebbe arrivare a momenti in linea. Ciao Lucio, ci senti? Perfetto, Sì, vi sento, buonasera, ben trovato. perfetto, ben trovato a te. È un piacere, sono Roberto Mancuso. È quello Piacere. che sta curando la regia di questa trasmissione e passo immediatamente la conduzione della trasmissione a Riccardo Cristiano che ti intervisterà. Buona visione a tutti. Grazie. Allora, come diceva Roberto, siamo in compagnia di Lucio Dattolo che è consigliere nazionale Arcigay, giusto, Lucio? Buonasera, giustissimo, vi parlo a Reggio Calabria, appunto siamo qui, visto la richiesta fattami appunto da Riccardo, con piacere vedremo di far passare quest'oretta. Ma sono sicuro che passerà tranquillamente anche perché tutte le volte che parliamo normalmente si riesce a spaziare da vari temi. Io questa volta vorrei però parlare con te di un argomento attualissimo che è il censimento ISTAT della popolazione italiana, che ogni 10 anni appunto censisce e rileva vari dati, tra cui in questo caso anche le unioni di fatto. Ci vuoi parlare un pochino di cosa riguarda questo censimento e perché diciamo è importante per i legami Certamente. e per le unioni affettive, Sì, omoaffettive? diciamo subito, appunto hai detto perfettamente la parola omoaffettive perché arriveremo poi nel merito della questione fra qualche minuto. Sì, il censimento ha intanto una valenza non solo, voglio dire, politica, dell'associazione, ma ha una valenza politica chiaramente per tutto il territorio nazionale. Sappiamo benissimo appunto che ogni 10 anni viene svolto questo censimento e sapendo l'età media italiana è importante sapere bene chi c'è e chi non c'è. Per quanto riguarda appunto l'inserimento all'interno del censimento 2011 appunto di una clausola, praticamente di un incrocio di dati che verrà effettuato nelle risposte che vengono date appunto al censimento, ci sarà una prima visione, cosa appunto mai successa in Italia, una prima visione di quella che è la realtà omoaffettiva italiana. Infatti c'è praticamente le varie domande sul sesso delle coppie appunto che vengono alle quali viene chiesto di rispondere al censimento. Se non ricordo male è a pagina 3 l'indicazione appunto del sesso di entrambe le persone o delle varie persone che rispondono al censimento e vi è poi un'altra indicazione un po' più avanti, sempre nel modulo, che è appunto la dichiarazione della unione, della convivenza fra i due utenti, coloro che appunto rispondono al questionario, che dichiarano di essere in coppia. Quindi chiaramente nel momento in cui al primo foglio abbiamo barrate 2M o 2F, MM appunto FF, e poi abbiamo nel foglio seguente l'indicazione della realtà di coppia fra queste due persone, fra questi due cittadini, abbiamo, diciamo, il succo, combinando questi due dati, la realtà di quella che è la coppia, se è una coppia etero, se è una coppia lesbo, se è una coppia gay. Questa, diciamo, è effettivamente quella che sarà la realtà di questo censimento. Importante credo sia indicare bene, o comunque un accenno per quello che è stato il processo che ha portato all'inserimento di queste clausole. È chiaro che piacerebbe, penso, a tutti noi della comunità LGBT italiana e non solo italiana, poter indicare l'orientamento sessuale di ognuno di noi. Certo, per quanto riguarda il censimento, è
vedremo anche, immagino, più avanti, per quelle che sono state, quelli che sono stati momenti importanti in Italia di riconoscimento delle coppie gay, avere un'indicazione della coppia omoaffettiva, appunto, proprio in quanto condivisione di vita tra due persone, quindi non solo per una questione puramente economica, ma anche per una questione proprio di relazione stabile, abbiamo appunto questa battaglia che è stata portata avanti dall'attuale segreteria nazionale, con vari incontri che ci sono stati appunto con l'Istat, e che hanno aperto, questo lo possiamo dire orgogliosamente, le porte anche del Quirinale al Presidente nazionale, è secondo me una grande vittoria. È chiaro che abbiamo visto in quest'ultimo periodo varie testate giornalistiche, non so, penso all'Avvenire, penso ad altre testate giornalistiche che esultavano dell'eliminazione o comunque del non inserimento della richiesta di orientamento sessuale all'interno del questionario del censimento. Ahimè, per loro, per quanto questa possa sembrare a prima vista o a prima svista una vittoria appunto di chi non vuole riconoscere le coppie omosessuali in Italia, ahimè per loro appunto è invece un grande traguardo che come associazione, quindi come ArciGay, insieme anche ad altre associazioni, questo lo dico perché è importante, è stato un lavoro intenso, è stato un lavoro che la Segreteria Nazionale insieme anche a Certi Diritti, insieme anche ad altre associazioni rappresentative proprio della comunità LGBT ha portato avanti ed ha vinto. Quindi aspettiamo di compilare questo bellissimo censimento che verrà. Lucio, c'è qualcuno che qualche tempo fa, almeno appena si parlava di questo censimento delle coppie, che riguardava anche le coppie omosessuali, aveva paura che fosse una sorta di schedatura, quindi un pochino era restia a dare dei dati sensibili come l'orientamento sessuale, ma in questo caso diciamo come la convivenza tra due persone dello stesso sesso. Vogliamo sfatare un attimino questa diciamo malcostume, però questa informazione che è stata forse diffusamente data dai giornali per fare in modo che questo censimento non ottenga lo scopo che è quello invece di far rilevare la presenza di coppie omosessuali, di entrambi insomma, sia lesbiche che gay o anche transessuali, sul territorio nazionale, perché l'importanza penso di questo censimento sia dimostrare che in Italia, come in tutto il resto del mondo, non sono poi una così piccola e esigua minoranza, ma rappresentano anzi una grossa fetta del popolo elettore e comunque dell'economia del paese. O elettore o contribuente, direi. O contribuente, so, giustamente tu mi fai faccio questa precisazione perché non dobbiamo dimenticare la finalità appunto del censimento. Il censimento ha una finalità puramente statistica, quindi ha una finalità numerica, non ha nessun accenno privatistico o non entra, voglio dire, nelle case proprio per andare a indagare su nomi, attività, o meglio, entra non per fini di curiosità assolutamente, ma o di indagine, ma esclusivamente per avere una visione numerica di quella che è la realtà della nostra nazione. Io penso che nel momento in cui abbiamo appunto indicato non i nominativi e non l'orientamento sessuale, ma semplicemente appunto un combinato che rispecchia la realtà appunto di una coppia, non dobbiamo, intanto non abbiamo avuto, voglio dire, delle garanzie da parte di uno dei garanti proprio della privacy, di uno della commissione privacy appunto nazionale, che ha appunto affermato proprio la idoneità di questo metodo a non infrangere, appunto a non invadere la privacy, la riservatezza delle coppie. E comunque appunto non è una questione, perché al di là appunto della violazione della privacy, il principio secondo me importante e che noi comunque vogliamo tutelare è il fatto che in molte realtà riuscire ad avere l'indicazione dell'indirizzo e dei nomi di una coppia lesbica o di una coppia gay
può essere molto rischioso per quella coppia. Quindi la logica è proprio quella, non solo di non appunto violare la privacy della coppia, ma quella di tutelarli proprio nelle risposte che danno, purché, cioè, proprio per incentivare anche la realtà delle informazioni che escono dal censimento. Quindi in quest'ottica statistica non credo che, cioè, appunto, chi ha affermato che può essere una violazione della privacy, è meglio che forse riguardi bene quelli che sono i principi non solo del censimento, anche perché molte informazioni che vengono inserite nel censimento potrebbero essere intese così, ma possono stare assolutamente tranquilli, non verranno divulgati i nomi o le indicazioni proprio personali. Quello che verrà divulgato sono i numeri e le percentuali che insistono appunto all'interno del nostro paese. Io avrei delle percentuali da dire proprio sulla almeno su quelle che possono essere le indagini della nostra associazione di Arcigay, però preferisco scaramanticamente attendere il risultato del censimento. Magari ci risentiremo poi per parlare proprio del risultato. No, va bene, allora vuol dire che ci rivedremo poi in seguito proprio per vedere un pochino cosa esce fuori. Comunque dovremmo anche far notare che c'è un'iniziativa proprio di Arcigay che Fai contare il tuo amore, che lo si può trovare su internet, ed è una lodevole iniziativa che parla proprio di come si svolge questo censimento, di perché è importante, insomma, non rinunciare a questa possibilità che l'Istat ci dà per poter fare appunto contare il nostro amore. Io vorrei passare un attimo alla mia seconda domanda, che poi in realtà è sempre attinente, perché vorrei affrontare con te appunto le motivazioni che hanno spinto la Corte Costituzionale a bocciare i ricorsi delle coppie gay, ma a stabilire alcune cose fondamentali rispetto a quello che invece potrebbe pensare qualcuno, e nello specifico ci vuoi dare tu qualche informazione in più? Anche dal punto di vista legale. Sì, intanto se posso, giusto per precisare rispetto alla prima domanda, appunto io credo che sia fondamentale la proprio formazione, appunto come l'Arcigay EOS di Cosenza ha scritto in maniera molto chiara, la formazione degli operatori che andranno a presentare il censimento. E questa appunto è una lodevole, ma molto lodevole iniziativa dell'Arcigay Cosenza, perché spesso appunto quello di cui parliamo adesso deve essere ripetuto di fronte a persone che magari non hanno le possibilità di confrontarsi, di conoscere e soprattutto di informarsi. È bene che chi va a presentare il modulo del censimento abbia coscienza di non solo della validità del censimento, ma degli effetti che questo produce e delle domande che sono scritte dentro, chiaramente. Per quanto riguarda la seconda domanda, sì, entriamo un po' nel mio, infatti spero di non essere eccessivamente tecnico. Allora, diciamo, tenterò di dare una spiegazione breve. Vabbè, come sappiamo, la Corte Costituzionale ha rigettato la questione, appunto dicendo che era infondata, o meglio, non che è infondata la questione, che è infondato il combinato tra l'articolo 3 e l'articolo 29. L'articolo 3 è l'articolo appunto sull'uguaglianza, potremmo stare a parlare per ore dell'articolo 3, e l'articolo 29 è l'articolo che appunto tutela la famiglia come fondata sul matrimonio, ahimè. Quindi abbiamo questa, appunto, questo binomio che in un'interpretazione puramente ermeneutica del diritto italiano è chiaro che non può entrare, non può scardinare il sistema proprio nazionale, giuridico nazionale. Però nel rigettare la questione, appunto nelle motivazioni, ha dato, a mio parere, e riprendo qui alcune parole di Paolo Patanè, il presidente nazionale, che è stato molto chiaro su questo, ha dato alcune indicazioni a tutta la comunità LGBT, due in particolare. La prima, la possibilità di arrivare ad un rapporto che viene tutelato dalla legge, ma appunto dalla legge. Sappiamo che la legge viene fatta non dalla Corte Costituzionale, ma appunto può essere proposta, viene fatta dal Parlamento. È importante capire che quindi l'azione politica
che porterà alla legge deve essere un'azione politica molto seria e molto forte. Bisogna a questo punto, lo dico da attivista, costringere i nostri rappresentanti a appunto ad arrivare ad una legge che tuteli appunto le coppie di fatto, non solo le coppie di fatto, ma anche le coppie gay, le coppie lesbiche. E questo è il primo punto, quindi di un rafforzamento o, se volete, di una coscienza collettiva più politica, con la P maiuscola, assolutamente non partitica, ma tendente proprio a cambiare la polis di questo paese. Utilizziamo, diciamo, il termine dalla sua origine. E poi l'altra indicazione tecnica molto interessante, che fra l'altro era stata discussa da chi è andato a difendere appunto i ricorrenti di fronte alla Corte Costituzionale, anche se poi era stata considerata meno forte rispetto alla motivazione appunto del combinato tra l'articolo 3 e l'articolo 29, è il combinato tra l'articolo 2 e l'articolo 3, cioè l'articolo che riguarda le formazioni sociali e l'articolo che riguarda appunto l'uguaglianza, che sono entrambi articoli che statuiscono dei principi, sono i classici articoli dello zoccolo duro, potremmo dire, la Costituzione, il nucleo duro. Dobbiamo considerare però che alla luce proprio di questa sentenza, il riferimento all'articolo 2, appunto alle formazioni sociali, non è un riferimento casuale, in quanto la Corte Costituzionale ha stabilito che noi come coppie gay, come coppie lesbiche, come coppie bisessuali, come coppie trans, mettiamoci tutto quello che ci possiamo mettere, rappresentiamo delle formazioni sociali. Rappresentare delle formazioni sociali vuol dire avere diritto ad esprimere il nostro essere cittadini e le nostre libertà in qualunque modo. Quindi è importante rileggere un po' tutta la storia giuridica e sociale dei nostri tempi, almeno fino alla sentenza della Corte Costituzionale, e insistere, a mio parere almeno, proprio sul riconoscimento di una legge, di un tipo giuridico, appunto, proprio utilizzo l'espressione tipo in maniera tecnica, su un tipo, una tipologia giuridica capace di realizzare appunto quelli che sono i nostri interessi. Anche perché, per quanto riguarda i principi fondamentali della Costituzione, poi ripresi alle varie carte europee, non si può parlare di maggioranza o di minoranza, questo ce lo dobbiamo ricordare sempre, ma si parla di persona. Quindi arrivare a realizzare anche l'interesse di una sola persona vuol dire attuare quella che è la Costituzione. Quindi l'ottica deve essere più generale, e mi sembra, questa però è una mia opinione, non è detto che sia un'opinione giusta, mi sembra che se noi guardiamo a quella che è l'effetto, diciamo, a quello che stiamo realizzando con il accensimento e alle indicazioni che sono state date dalla Corte Costituzionale, abbiamo una linea comune, cioè abbiamo la linea comune della coppia basata, omoaffettiva, basata su un sentimento, su una stabilità, su un rapporto, che poi forse è la cosa più importante, perché è chiaro che nel momento in cui io ho un riconoscimento come singolo e non posso avere un riconoscimento come coppia, non ha gran senso questo, almeno a quanto, per come la posso vedere io. E conoscendo bene quelli che sono stati, appunto, quelle che sono state le evoluzioni anche giuridiche della storia italiana, sappiamo che nel momento in cui già si è in due in coppia, o nel momento in cui si è più coppie, comunque si ha una rilevanza diversa. Non a caso, diciamo, Arcighè ha chiamato la campagna "Fai contare il tuo amore", anche per basare un attimino noi parliamo di legami omoaffettivi, cioè è brutto sentir parlare di
legami sessuali, anche perché non è solo quello, c'è un legame affettivo, appunto perché è basato sui sentimenti. Poi comunque la Corte Costituzionale mi sembra d'aver letto che si è presa, diciamo, la responsabilità, qualora non riuscisse a farlo quel partito politico, di portare a termine e quindi portare avanti questa battaglia, che è quella di veder riconosciuto un diritto appunto all'esistenza, perché si vuole cancellare, sembra che le coppie omosessuali in genere debbano essere cancellate, quindi, come dicevi tu, la minoranza in sé, siccome minoranza, non deve esistere, quando in realtà, appunto perché minoranza, non dico che deve essere tutelata, comunque deve essere inclusa in altri diritti che già esistono. Qui non si sta parlando di creare, credo, nuovi diritti, ma semplicemente di riconoscere dei diritti che già ci sono ad altri soggetti che comunque già ne fanno parte, perché già esistono. Parliamo anche delle famiglie arcobaleno, che hanno magari figli in ambito, diciamo, appunto affettivo, che possono derivare da altri matrimoni o dallo stesso matrimonio, tipo le donne lesbiche che vanno all'estero purtroppo per concepire, perché in Italia non è concesso. Io credo che comunque la legislazione deve prenderne atto. Sì, ma io la domanda che mi pongo, non anche da giurista, però proprio da attivista, è i figli delle coppie arcobaleno, ma come, proprio nell'ottica di tutela del minore, come crescono in questa società? Cioè, cresceranno con l'idea di essere figli di un fatto puramente sessuale e non di un rapporto di amore. Allora, responsabilmente il Parlamento, io in questo sono un po' sognatore, cioè a me piacerebbe che non esistesse l'intervento della Corte Costituzionale per sopperire ad una mancanza delle persone che noi votiamo, che ci devono rappresentare. Giusto. E probabilmente sarà così, cioè, non ce lo possiamo negare, probabilmente la classe politica attuale non ha la forza, e sono stato molto bravo a dire la forza perché pensavo ad altri termini, il coraggio probabilmente, come possiamo dire, di imporre non appunto la valenza o la rilevanza del fatto sessuale, ma la valenza e la rilevanza di un sentimento e di realtà concrete che già esistono e che mancano di tutela. Questo è il problema grosso. E sentirsi dire, come Riccardo mi hai già sentito dire, la società italiana non è pronta, io inorridisco di fronte a determinate affermazioni, perché non bisogna essere pronti a riconoscere un rapporto che si basa su un sentimento come l'amore. Il sentimento dell'amore si riconosce comunque, si riconosce sempre. E su questo, appunto, è sull'amore responsabile che noi dobbiamo continuare a lavorare. Quindi dare rilevanza a quelle coppie che, senza paura e senza, voglio dire, senza nessun tipo di assolutamente vergogna, menata mentale, chiamiamola come vogliamo, riescono a vivere un rapporto stabile, bello, serio, e che diventano sicuramente modello per tutta la comunità. Quindi io ripeto, spero che questa sentenza della Corte venga anche qui non strumentalizzata, come è successo e come è capitato proprio a ridosso della pronunzia, ma che venga seriamente vista per i nuovi principi che dà, per l'innovazione che porta all'interno del sistema giuridico, ma soprattutto all'interno del sistema politico della nostra nazione. Benissimo. No, sei stato chiarissimo. Hai detto, hai snocciolato proprio quello che è poi alla fine la sentenza e quello che in fondo tutte le associazioni LGBT chiedono. Poi tu hai detto poco fa, i partiti politici non hanno la forza. Io credo che comunque le associazioni come Arcigay, come Certi Diritti e tutte le altre associazioni LGBT siano quel chiavistello che riesce forse ad aprire gli occhi alle realtà, soprattutto le realtà locali, che sono magari le piccole realtà, come ad esempio Reggio Calabria o come la realtà di Cosenza, possono fare in modo che questo piccolo, diciamo, cambiamento locale possa essere portato avanti al di fuori della provincia e magari anche in tutta Italia, perché ci sono poi dei comuni virtuosi che riescono a
pensiamo anche alle varie politiche contro la discriminazione per orientamento sessuale. E qui arriviamo alla terza domanda che ti volevo proprio fare, cioè per quanto riguarda appunto le discriminazioni per orientamento sessuale, e quindi parliamo di omofobia, sono fenomeni questi che possono essere sì curati? Cioè l'omofobia in sé può essere curata? Cioè perché alla fine io so che Arcigay ha tanti programmi nelle scuole, ce ne vuoi parlare un pochino? Allora sì, diciamo, vabbè, la domanda è amplissima, quindi allora, innanzitutto, intanto non dobbiamo pensare che gli atti di omofobia, i fenomeni, le violenze omofobiche non esistano nel nostro paese. E non dobbiamo pensare che siano solo quelle che arrivano al TG1 o comunque quelle conosciute da tutti. C'è da dire che la realtà è abbastanza tragica. Abbiamo spesso e volentieri delle richieste di aiuto, non solo da parte di, soprattutto qui al sud, ma anche in molte realtà del nord, da parte di maggiorenni, minorenni, uomini, donne, professionisti. Diciamo è un male trasversale della nostra società. Gli atti di violenza omofobica nascono sicuramente da problemi che chi va a compiere l'atto ha. Io non ho dubbi che sul fatto che chi arriva ad accoltellare una persona sarebbe capace di accoltellarla, sì, perché gay, ma se fosse convinto che il male peggiore della società fosse l'essere islamico, lo farebbe perché il tizio, la persona, l'aggredito è islamico. E così discorrendo. Quindi credo che è curabile l'omofobia, non è curabile l'omosessualità. Nel momento in cui abbiamo appunto messo in atto progetti di sensibilizzazione, informazione, ogni diciamo progetto, ogni attività che l'associazione fa, che sia a Cosenza, che sia a Reggio, Messina, Ragusa, ma anche Milano, intanto è un progetto rivolto al suo interno e poi è un progetto rivolto al suo esterno. È rivolto al suo interno perché la grande sfida di noi attivisti è quella di esserci ed essere presenti ed essere visibili per quanto possibile nelle nostre realtà, con le paure, con i timori, con sicuramente tante domande e tanti dubbi, però la vera sfida dell'attivista è questa ed è rivolta e ogni progetto ed attività è rivolto all'esterno perché chiaramente il nostro grande interlocutore è il resto della comunità, oltre che appunto la comunità interna. E nel momento in cui noi riusciamo a dare, noi non solo come Arcigay, vi potrei parlare di anche della Croce Rossa, cioè di tantissime associazioni che ci aiutano in questo, nel momento appunto in cui noi riusciamo a dare un'informazione corretta, reale, e a dimostrare con la nostra presenza che l'essere gay, l'essere lesbica, l'essere bisessuale, l'essere trans, l'essere queer, l'essere intersessuale sono vari aspetti della personalità, ma non sono problemi e non sono vergogne. Già questo, voglio dire, è il risultato più grande che possiamo ottenere. Io ho visto moltissime persone avvicinarsi ai vari banchetti informativi, a Reggio Calabria ce ne sono stati due molto importanti e sono stati gli unici due da quando, in cui appunto si è parlato di omosessualità, di diritti civili, da quando abbiamo aperto appunto il comitato, e persone che dimostravano proprio il bisogno di conoscere una realtà della quale probabilmente non avevano mai parlato o sulla quale probabilmente non si erano mai confrontati con nessuno. Io mi permetto di dire che noi stiamo sperimentando la difficoltà di riuscire a far confrontare fra loro genitori di persone omosessuali, perché ancora da noi esiste la paura
proprio del confrontarsi, l'idea di doversi vergognare del proprio figlio, della propria figlia, e questo è il male della società. Il male del, appunto, anche questo, per come la vedo io, è un atto di omofobia. Il voler rimanere nascosti, non solo come singolo, ma anche come nucleo, come gruppo familiare, è forse ciò che in una situazione normale pesa di più. Bruttissimo il termine normale, ma inteso come ordinario, cioè una realtà familiare ordinaria è una realtà che solitamente da noi tende a nascondere. E quindi, Lucio, scusa se ti interrompo, un piccolo problema tecnico, potresti aggiornare nuovamente il tuo video, perché da qualche da un minuto circa che la tua immagine è bloccata. Dovresti cliccare nuovamente sull'icona del video e poi dovrebbe ricomparire. Giusto per i video, prova a ricliccare. Aiuto. Vedi se si è, perché a me risulta appunto adesso dovrebbe ricaricare, ecco qua, sta ricaricando, così ti vediamo, anzi ti vedono soprattutto, ecco, ora ti rivediamo perfettamente, soprattutto per dare contezza, diciamo, alla TV radicale, perché ti devono vedere d'altro canto. No, appunto, diciamo, anche questa realtà, che è proprio la realtà, la prima realtà, il primo nucleo in cui la persona nasce e si sviluppa, e sviluppa anche la sua omosessualità fra i suoi, no, le sue peculiarità, sviluppa intesa appunto non come malattia, ma proprio come naturale sviluppo della sessualità di ogni persona. È proprio in questi ambienti che deve nascere la prima accoglienza. Io l'ho detto spesso, Riccardo probabilmente mi ha sentito già dire una cosa del genere, sarebbe bello che non ci fosse bisogno in Italia di un'associazione come Arcigay. L'idea è quella proprio di arrivare ad una civiltà, ad un livello di civiltà tale da poter ricomprendere tutte le diversità e soprattutto da poter tutelare tutte le diversità, in particolare quelle che non hanno una diffusione, diciamo così, di maggioranza e che quindi facilmente possono arrivare ad una tutela, ed in particolare quelle più isolate. Noi appunto abbiamo questa realtà, parlo, non so, mi riferisco anche ad esempio agli immigrati. È una realtà quella degli immigrati ancora peggiore, e forse anticipo già qualcosa, perché abbiamo nel caso di immigrato omosessuale che, a parte la richiesta di asilo, che proprio si viene a trovare in Italia per questioni in maniera clandestina, in maniera anche lecita e legittima, magari con un posto di lavoro, comunque si trova discriminato su due fronti. Si trova discriminato perché intanto la realtà che noi conosciamo bene, lavorativa e sociale, è una realtà che tende ad escludere l'immigrato e quindi che non permette all'immigrato di vivere quella vita dignitosa a cui tutti, a cui ogni persona ha diritto. E in più si trova appunto discriminato in quanto omosessuale perché non ha nessun tipo di riconoscimento proprio per quanto riguarda i suoi diritti principali, i suoi diritti civili. E, appunto, abbiamo il CIG di Milano, il centro, appunto, uno dei centri di ricerca più importanti d'Italia, che poi è anche Circolo Arcigay, ha portato avanti un progetto che era una proposta già nazionale, che è il progetto IO, cioè il progetto Immigrati ed Omosessualità, è stato un ragazzo nigeriano di cui adesso mi sfugge il nome, ha ottenuto l'asilo politico. Dobbiamo però dirci tranquillamente che noi italiani avremmo asilo politico in Francia, visto che non abbiamo riconosciuti i nostri diritti appunto a formare una famiglia. Quindi il discorso veramente sulle varie discriminazioni che abbiamo, che esistono in Italia, non solo lampanti, non solo voglio dire quelle discriminazioni dovute a violenze, quindi quelle discriminazioni che portano i media ad interessarsi della situazione, ma anche e soprattutto
queste discriminazioni velate, subdole, che vengono, voglio dire, composte ad arte, così sembra almeno, comunque vengono inserite nel sistema italiano, sono pesanti e sono tante, e un riconoscimento dei diritti, appunto, un riconoscimento dei diritti principali della comunità LGBT porterebbe a reinterpretare tante altre realtà, appunto, in cui vediamo giornalmente e quasi legittimiamo con alcune leggi, alcuni decreti, il prodursi di atti omofobi o di atti comunque discriminatori. Lucio, io volevo farti un'altra domanda alla luce, insomma, di quello che stiamo dicendo, perché l'omofobia, riguarda un pochino quello che è, diciamo, al di fuori dell'ambiente LGBT, anche se poi ci sarebbe un altro discorso abbastanza ampio da fare sull'omofobia interiorizzata, ma questa me la riservo per un'altra puntata a cui ti invito, perché le domande che ti voglio fare sarebbero tante, ma per mancanza di tempo non ci riusciremo, sono sicuro, a finire questa sera. Però c'è una domanda che mi preme. Parliamo di outing e di coming out. Adesso, qual è, diciamo, la differenza nella prima e nella seconda, sì, e soprattutto cos'è, diciamo, l'outing come forma di politica estrema che alcuni ultimamente sembrano utilizzare? L'abbiamo visto e sentito su tutti i telegiornali e su tutti i quotidiani. No, allora, la differenza tra outing e coming out è una ed è semplice. L'outing è, diciamo, noi lo definiamo, abbiamo un vademecum chiaramente molto strutturato, e l'outing è il dire o l'evidenziare, il pubblicizzare l'omosessualità di una persona. In una sola parola, scusa Lucio, lo sputtanare, diciamo, una persona, esatto, dai, parliamoci chiaro. Non sapevo se potevo permettermi, esatto. Puoi dirlo, dai. È lo sputtanamento classico di altri, però, da parte di persone che magari sono già evidenti, quindi che hanno già dimostrato a tutti la loro omosessualità, quindi che non temono il fatto, appunto, di essere etichettati o meno. Il coming out non è un fatto, non è un pettegolezzo, il coming out è un processo. È un processo di acquisizione di coscienza ed è appunto un venir fuori, letteralmente parafrasando, l'outing è il venir fuori, il coming out è il venir fuori dall'armadio, come era almeno inteso inizialmente, però è un venir fuori con le proprie forze, dalle proprie sofferenze. Io non so, non mi permetto di dire che tutti i gay d'Italia devono fare coming out, perché mi sembra appunto irrispettoso di quelle che sono le diverse realtà che ognuno di noi ha vissuto. Certo è che mi piacerebbe che ogni persona della comunità LGBT che ha sofferto questa sua condizione nella sua vita avesse gli strumenti necessari per capire che in lui non c'è nulla di sbagliato, o in lei non c'è nulla di sbagliato, non c'è nulla di cui vergognarsi, e che semplicemente ha forse un valore in più, proprio perché vive delle sofferenze e delle realtà pesanti, o di accettazione, o da parte di altri esterni a lui, che non gli permettono di vivere dignitosamente la sua vita. Allora, se il coming out è un valore non solo per l'associazione, ma è un valore per ogni singolo componente della comunità LGBT, perché è un arrivare ad essere orgogliosi di se stessi, ad essere consapevoli delle proprie capacità, dei propri limiti, ma anche della propria bellezza e della propria bruttezza, quindi avere un'idea della persona che si è e che si diventa. L'outing, per quanto da un punto di vista puramente sociale, non politico, ne parleremo tra un attimo, l'outing per quanto appunto concerne il significato proprio della parola è appunto uno sputtanare, non esistono altri termini concreti che possano dare, diciamo,
appunto senso migliore alla, all'attività, perché di fatto è semplicemente una parola, un atto che finisce lì, non riguarda la persona. Per quanto riguarda l'outing come l'outing come azione politica estrema, ci sono vari discorsi da fare, perché abbiamo da un lato quello appunto, abbiamo assistito a questa lista in cui, come sempre citando il presidente nazionale, mancava soltanto la Madonna di Lourdes che si sarà offesa per non essere stata inserita. Al di là del, voglio dire, dello scherzo, abbiamo persone che rivestono, ricoprono ruoli di grande importanza nel panorama politico italiano. E avere appunto chi ha dei posti di responsabilità in una visione sostanziologica, valoriale dell'Italia, della nazione, per come la vedo io, ha la responsabilità anche di schierarsi in maniera concreta, in maniera coerente con se stesso, in maniera ferma su quella che è la sua realtà, che deve diventare anche una realtà politica. Quindi se da un lato abbiamo una appunto abbiamo una chiedo scusa un attimo abbiamo una appunto una responsabilità di un certo tipo da parte dei politici, dobbiamo chiaramente chiedere conto anche della loro omosessualità. Certo è che come associazione non è, secondo me, importante riuscire a cavare l'orientamento sessuale del politico. Secondo me come associazione è fondamentale che queste persone intanto dicano chiaramente se rappresentano o meno la comunità, e quindi si prendono una responsabilità di un certo tipo, e chi non lo fa, quantomeno da parte della comunità LGBT, secondo me non dovrebbe essere votato. È chiaro che poi ognuno ha le sue posizioni, come ben sappiamo la lista che è uscita non è una lista fatta da ArciGay, una lista che è stata compilata da anonimi, quindi non abbiamo i riferimenti di chi ha scritto determinate cose. C'è un bellissimo commento di Aldo Busi che ho letto di recente, appunto proprio su questa famosa lista, e che proprio evidenzia questo, cioè il problema del quasi del ringraziare chi è stato inserito nella lista, coloro che hanno compilato la lista, perché gli hanno levato un grande peso. E questa può essere anche un'idea. È logico che l'associazione questo non lo fa e non lo può fare e non lo deve fare, per come la vedo io, e nell'ottica proprio del coming out. Però come azione appunto di politica estrema, forse in Italia non è giusto farla, perché magari una cosa del genere all'attenzione della regina Elisabetta in Inghilterra può destare, no, un qualche effetto all'interno del Parlamento inglese. All'interno del Parlamento italiano non credo che avrà grandi ripercussioni, anche se è chiaro che ci perde la faccia la persona, ma non come politico, come persona, e noi questo lo dobbiamo evitare. Non dobbiamo, anche perché viene criminalizzata poi alla fine, cioè sembra una sorta di criminalizzazione dell'omosessualità, cioè che è tutto il contrario di quello che bene o male le associazioni vogliono. Se sembra dice dai, è omosessuale. Esatto, è proprio quello, indicare la persona come gay, e quindi quasi dovrebbe uscire dal Parlamento, è riprovevole socialmente, stiamo scherzando, è riprovevole se mi parla di famiglia e non mi vota la legge appunto che approva l'aggravamento di pena nel caso di violenza omofobe, ed è omosessuale. Ma questa è tutta un'azione politica, non è un'azione personale, quindi non si basa sulla questione dell'orientamento sessuale.
A questo punto, scusa Lucio se ti interrompo, le associazioni potrebbero fare un'altra cosa, cioè proporre a queste, insomma, a queste persone di frequentare un corso per combattere, insomma, l'omofobia interiorizzata. Magari dentro di sé sono omosessuali, non lo sanno, lo dovrebbero combattere questa loro avversione, però dovrebbe essere qualcosa che viene gradualmente e non in maniera così violenta. Beh, secondo me, qui lo dico scherzando, però potrebbe anche essere un'idea, si potrebbe fare un banchetto arcigay nella hall del Parlamento, in maniera che tutti coloro che vogliono avvicinarsi ad una, appunto, che hanno un problema di, appunto, omofobia interna e quindi che non riescono ad accettarsi, che non riescono a vivere sereni la loro condizione omosessuale, possono chiedere aiuto e riceveranno tutto l'aiuto possibile gratuitamente come qualunque cittadino. È chiaro però che l'azione, mi piace pensare che si possa arrivare anche ad aiutare o comunque a dare una visione normale, obiettiva, ordinaria, usiamo i termini che vogliamo, anche all'interno del Parlamento dell'omosessualità, ma credo che siano talmente sporchi gli interessi che stanno là dentro, soprattutto quando riguardano diritti civili delle persone, di tutte le persone, credo siano talmente lontani dal nostro modo di vedere che forse sarebbe anche questo strumentalizzato, utilizzato, e diventerebbe una nuova campagna di Berlusconi contro tal dei tali, stavo dicendo Prodi, Franceschini, Veltroni, e io non penso che l'essere di una persona possa essere strumentalizzato da nessuno. Io non intendo mettere appunto nelle mani di qualunque tipo di qualunque parlamentare, qualunque persona che possa intervenire la mia sessualità. La mia sessualità è mia, personale, la sviluppo io, con i miei problemi, con i miei obiettivi, arrivo io ai miei, appunto, agli obiettivi che mi pongo, però è sulla coscienza, sulla responsabilità politica ed anche sulla coscienza di chi sta là dentro, dovrebbe rappresentarci, dovrebbe essere attento alle istanze di tutta la popolazione e sulla loro responsabilità sicuramente che si faranno i conti, anche da un punto di vista di puro elettorato. Questo, e se a ben guardare oggi il panorama parlamentare che abbiamo, non so se il mezzo migliore per far valere determinati diritti possa essere, non lo so, mi viene l'idea, quello che è stato fatto a Reggio Calabria alle ultime amministrative, di mettere nell'urna la scheda con all'interno una fetta di salame e con su scritto vi siete mangiati tutto, adesso mangiatevi pure questa. Cioè, se l'attenzione è solo appunto a ciò che ogni parlamentare può mangiare, inteso in senso metaforico, allora io non mi sento rappresentato e vorrei trovare un'alternativa che ancora non vedo in Italia. Quindi penso che l'azione politica, ahimè, siccome è carente da parte di chi ha le responsabilità politiche, ha anche la rappresentanza politica in questo momento, debba essere svolta da un'associazione che non la svolge però a botte di anche sì, con progetti di legge, con proposte, ma credo che è un'attività di lobbying seria all'interno del nostro paese possa essere l'unico modo, e mi viene in mente ad esempio l'Argentina, per riuscire a arrivare ad una legislazione seria che ci tuteli. Quindi, ma appunto che ci tuteli come persone innanzitutto e come nel nostro specifico orientamento sessuale. Perfetto, Lucio.
Io ti ringrazio per essere intervenuto, purtroppo il tempo a nostra disposizione è praticamente terminato, anche perché precedentemente ci hanno rubato un pezzettino della trasmissione, ma è stato comunque piacevole per me ascoltare la trasmissione di Maurizio Bolognetti, ma sono sicuro che tu verrai un'altra volta, perché dobbiamo terminare, qui ci sarà un Lucio d'alto la 2, quindi i nostri telespettatori adesso... sicuramente avranno conosciuto insomma la tua preparazione, non solo dal punto di vista di consigliere nazionale Arcigay, ma anche dal punto di vista giuridico, quando hai affrontato il tema della Corte Costituzionale. Quindi io ti ringrazio a nome di tutti i telespettatori di TV Radicale e di Spazio Certi Diritti, e ti rinnovo l'invito per la seconda parte della trasmissione, che da qui a breve stabiliremo. Quindi passo la linea a Roberto Mancuso e niente, ringrazio nuovamente Lucio Dattola, consigliere nazionale Arcigay. Anch'io ringrazio Lucio Dattola, consigliere nazionale Arcigay, così come ringrazio Riccardo Cristiano, e speriamo di avere nuovamente sicuramente nostro ospite Lucio, proprio perché è stata molto interessante la sua trasmissione. Grazie a te Lucio. Chiudiamo il collegamento con Riccardo Cristiano e Lucio Dattola e sapete, avete già visto l'orario, con 10 minuti di ritardo ci colleghiamo con Dimitri Buffa, che sicuramente...